Completiamo quello che abbiamo visto la volta scorsa in laboratorio. Abbiamo analizzato, abbiamo visto, sono state le riprese, il moto di caduta di diverse palline, di masse diverse, di forma diversa, in acqua. Okay. E il... vediamo se riusciamo a vedere, questi sono i filmati della volta scorsa, prendiamo il primo, quella qui, no, questa non serve. Okay. 34 gradi. C'era, vediamo se funziona. Questo era il contenitore, l'ovetto arancione, conteneva dei pesetti di metallo, la massa totale era 34 grammi, okay. Questa è la scala, e adesso vediamo di analizzare che tipo di moto è. Per farlo, anzi prima di farlo, ancora, facciamo uno schema del nostro, qui c'è il nostro contenitore pieno di acqua, la pallina arancione qui, la fatta rossa, che cade su questa durante il suo moto, quante e quali forze agiscono? Tre forze: la forza peso qui, poi la spinta di Archimede FA e diretta verso l'alto, e l'attrito lo facciamo in giallo e se vi notiamo perché è attrito viscoso. Ok? Quindi la forza peso misura mg, la lunghezza della forza e massa per stazione di gravità. La forza di Archimede misura la massa equivalente in acqua spostata dalla pallina per g ed è diretta verso l'alto. E poi c'è la forza di attrito viscoso, che se la velocità non è troppo elevata, la legge di Stokes ci dice che è proporzionale a V, alla velocità. Quindi prendiamo un coefficiente V per V. Qua dentro c'è tutto il discorso, la forma della pallina e anche le sue dimensioni. Quello che ci interessa è il fatto che è proporzionale alla velocità, c'è più la forza di attrito viscoso, la frena, la rallenta. D'accordo? Ripeto, siccome la pallina cade verso il basso, il peso è diretto verso il basso, la forza d'attrito, scusami, la forza di Archimede verso l'alto, la forza d'attrito opposta al moto è verso l'alto, quindi la forza di Archimede e di attrito sono parallele ed equiverse, ed entrambe sono parallele ma opposte al peso. Quindi dal punto di vista dei segni avremo che la forza risultante, qui il nostro sistema è un sistema unidimensionale, il moto avviene verticalmente, vedremo che non è esattamente così, perché la pallina in realtà un poco ruota e questo fa sì che sono le minime differenze di pressione che la fanno deviare dalla linea rettilinea, ma siamo in modo principale quello rettilineo, quello verticale. Prendiamo come positivo il verso verso l'alto, quindi la forza risultante, massa della pallina per accelerazione, vale il peso verso il basso, quindi sarà meno mg. La forza d'Archimede verso l'alto, quindi più mag. E infine la forza di attrito viscoso, che è meno b per v. Questo meno rimane perché la forza è sempre opposta alla velocità,
Se la velocità è verso il basso, la forza è verso l'alto. Se la pallina salisse, la forza di spinta sarebbe verso il basso. Quindi se V è negativa perché cade, la forza di attrito viscoso è positiva perché sale, si oppone al moto. Ok? Tutto chiaro? Quindi abbiamo A, giro per la massa, viene meno G più MA su MG meno B su MV. Che possiamo anche scriverlo come meno la massa della pallina meno la massa del liquido spostato, massa equivalente a G, su G meno B V. Questo che tipo di moto sarà? È un moto uniformemente accelerato o è un moto uniforme? No, perché? Perché l'accelerazione ha una parte costante, non dipende, non cambia durante il moto, e una parte invece cambia durante il moto, perché se parte da ferma, questo inizialmente è zero. D'accordo? Poi all'aumentare la velocità questa parte diventa più importante finché non bilancia l'azione della forza peso e della forza di Archimede e il moto diventerà via via, cioè approssimerà via via quello di moto uniforme. Abbiamo già visto dal corso di matematica che l'accelerazione in realtà è una derivata. La derivata rispetto al tempo della velocità, o se volete di primo t. L'equazione con cui abbiamo a che fare, questa, è un'equazione differenziale, questo chiamiamolo delta m, differenza di massa. E la mia incognita non è un numero come nelle equazioni algebriche. Non è un angolo come nelle equazioni volumetriche, è una funzione. L'incognita in questa equazione è la relazione che lega la velocità col tempo. Questo si chiama equazione differenziale di primo grado, perché le funzioni incognite fanno una potenza di primo ordine, perché la derivata di più alto ordine è la derivata prima. Okay. Siccome quello che c'è a destra dell'uguale è proporzionale alla funzione incognita, la soluzione conterrà quale funzione? Qual è la funzione la cui derivata è proporzionale alla funzione stessa? È un esponenziale. Ok? Tutto chiaro? Il nostro obiettivo è stimare, anzi, primo, vedere se il moto è di questo tipo. A, B, la massa della pallina la conosciamo già, l'abbiamo pesata, la massa dell'equivalente in acqua della pallina, cioè quella del volume occupato dall'acqua, l'abbiamo stimata, era 30-31 grammi. Il nostro obiettivo è misurare il coefficiente d'attrito. Okay? Confrontando le previsioni di questa equazione con quello che osserviamo, si riesce a stimare B. Okay? Posto che funzioni queste. Perché? La formula di Stokes non è l'unica possibilità. Se la pallina è molto veloce, questa potrebbe essere legata alla B alla seconda. Però proviamo se questa funziona. Ok? Quindi scopo
confronto il moto misurato con le previsioni dell'equazione che abbiamo appena visto, l'equazione S uguale M per A uguale eccetera eccetera è un modello, è un'ipotesi. Se la forza di attrito viscoso va così, dovrei ottenere questo. Stimo o calcolo il coefficiente d'attrito viscoso. Ok? Cominciamo per esempio con la pallina da 34 grammi. Vanno, cioè gli utili sono meno fotogrammi di quanti presi, perché all'inizio la pallina era ferma, comincia a muoversi quando la lascio andare, grosso modo al 56esimo fotogramma, l'ho portato qua sotto fino a 120, dai, e comincia a spostarsi verticalmente, lo misureremo, quindi 56 120, 56 120, la telecamera faceva un fotogramma, anzi scusate, 60 fotogrammi al secondo, eccolo qua. Quindi l'immagine si vede abbastanza bene. Poi fissiamo la scala dell'immagine con il nastro di calibrazione che va da qua fino di sopra, grosso modo, questi sono 50 cm, 0,5 metri. Poi questo lo togliamo. Fissiamo il nostro sistema di assi cartesiani con l'origine nel punto di partenza e vedete che è un po' storto, lo allineo l'asse delle Y all'asse più o meno di simmetria del cilindro, e quindi se va bene, grosso modo. Se proviamo a farlo cadere, perché l'allineamento non è perfetto durante tutto il moto, ma pazienza, ci va comunque bene. E dopo tracciamo la pallina, perché abbiamo massa A, eccola qui, se riusciamo a racchiuderla tutta nel template, le mie dita sono di disturbo, speriamo che non creino difficoltà alla ricerca. Andiamo a visualizzare la Y e in cerca. Ok, è abbastanza rapido, nessun problema. Chiudiamo questo, andiamo ad analizzare la legge orale. Ecco, questi sono, ogni rettangolino individua la coordinata Y in un fotogramma. E vedete che inizialmente assomiglia
ha una parabola, cioè concavità verso il basso, qui la velocità è nulla, parte da fermo, y tende a rimanere costante, poi la forza peso, anzi la differenza tra forza peso e forza d'Archimede, cambia la velocità della pallina, la quale inizialmente accelera e poi tende a disporsi nelle posizioni lungo una retta. In questa regione la velocità assume un valore circa costante. Perché? Perché qui l'effetto dell'accelerazione della forza peso meno la forza di Archimede viene bilanciato dal frenamento dovuto all'attrito viscoso. Se andiamo a visualizzare per esempio la velocità in y, qui purtroppo il calcolo della velocità in senso numerico è abbastanza sensibile alle incertezze, però grosso modo la velocità parte da quasi zero, aumenta anche se in senso negativo e poi raggiunge un regime dove è circa costante con fluttuazioni legate, ripeto, al fatto che i piccoli errori nella posizione si tramutano in grandi errori nella velocità. Ok, se torniamo a quello di prima, se tento di analizzare questo moto confrontandolo con una parabola, d'accordo, non è un granché, qui non funziona questa parte, non viene identificata, qui è sopra, qui è sotto. Potremmo accontentarci, ma sappiamo che non deve venire una parabola, ok? Invece se scelgo una retta e isolo, considero solo la parte finale, qui ci sono ben disposti lungo una stessa retta. Perché? Perché lì siamo nelle condizioni in cui alla velocità limite, quella in cui l'attrito bilancia la forza peso meno la forza di Archimede. Possiamo però fare di meglio. Per stimare il coefficiente d'attrito dobbiamo confrontare quello che abbiamo misurato, quindi le posizioni del marcatore rosso, con quello che dovremmo misurare se fosse vera l'equazione, cioè vale l'equazione che abbiamo visto prima, cioè se, usando il secondo principio della dinamica, se la forza risultante è dovuta a forza peso, forza di attrito e forza di Stokes proporzionale a V. Per far questo creiamo, il software produce un'animazione, crea un'immagine il cui moto risponde esattamente a quelle forze, cioè si incarica di risolvere per noi questa equazione, la risolve e ce la mostra. Cioè se F uguale M per A è fatto in questo modo, allora il moto è quello. Si può fare anche analiticamente, se avremo tempo lo faremo, però il software ha al suo interno qualcosa che consente di fare questo. È tutto chiaro? Però devo dirgli quant'è la massa della pallina, quant'è la massa di Archimede e fare un'ipotesi su quanto potrebbe essere il coefficiente d'attrito. Per esempio all'inizio potrei dire, supponiamo che sia zero, cioè come dovrebbe cadere la pallina se non ci fosse l'acqua. Per far questo andiamo su nuovo e qui anziché punto di massa andiamo su modello di particella dinamica di tipo cartesiano, perché cartesiano sono quelle, qui me la fa in rosso ma questo crea confusione, cambiamo il colore, scegliamo un bel verde smeraldo, verde speranza, e mi si apre una finestra dove sono contenuti tutti i parametri necessari a calcolare l'equazione, la soluzione dell'equazione, cioè quelli del mio modello. Il primo è la massa, non era un chilogrammo ma 34 per esempio. Quindi in chilogrammi 0,034, ma non mi basta, devo aggiungere la massa del volume corrispondente in acqua, la MA, che è quella della forza di Archimede. Quindi aggiungiamo un altro parametro che chiamiamo MA e questo vale
0,031. Probabilmente un po' più piccolo, però accontentiamoci di questo per adesso. Poi mi serve G, accelerazione di gravità. 9,81 metri al secondo quadrato. E infine B, di minuscolo il parametro d'attrito. Lasciamolo a 0. Queste sono le condizioni di partenza. Supponiamo che parta quando il mio cronometro è 0, dalla posizione x iniziale, dalla y 0, posizione di partenza è l'origine del sistema di coordinate, e che anche le velocità siano nulle. Questo in realtà non è del tutto vero, perché quando io ho lasciato cadere la pallina, che non so se ho individuato esattamente il fotogramma dove io ho staccato le dita, potrei aver fatto qualche fotogramma in più, qualche fotogramma in meno. Non è un grosso problema, dopo lo vediamo. E nell'ultimo riquadro metto la mia ipotesi su che tipo di forza agisce sulla pallina. Ho due finestre, una fx, sono le forze lungo l'asse dell'x, sono 0. Lungo l'asse dell'x non agiscono forze, perché agiscono solo verticalmente. Quindi in fy, coerentemente con quanto scelto come sistema di coordinate, ho la forza peso meno m per g, forza peso, più ma per g, forza di Archimede, meno b per, attenzione qui, non v, perché v per il software è il modulo dell'intera velocità, ma vy, cioè solo quella lungo y, quella che ci interessa. Lui istantaneamente fa il calcolo e produce la simulazione, cioè produce l'immagine che dovrebbe avere della posizione che dovrebbe occupare la nostra pallina sui fotogrammi del film. Questo lo spostiamo, qui andiamo a visualizzare non la x ma la y. Invece questo è il modello, l'equazione del moto, cioè la legge oraria che risponde ai parametri che ho inserito e al tipo di legge del moto, cioè alla forza risultante che agisce sulla pallina. Assomiglia a quella di prima, ma devo andare a confrontare. Quindi vado su e dico, beh, qui vedo subito che il marcatore verde è molto più veloce. Facciamo un play, vedo che scende molto più rapidamente, raggiunge il fondo molto prima. Perché? Perché c'è l'attrito viscoso che lì ho ignorato. Il mio modello B è 0 e sappiamo che B non è 0. Posso anche fare un confronto quantitativo oltre che grafico, dico confronta con la massa A. Vedete, le due leggi orarie sono molto diverse. A parità di T la coordinata Y del tracciatore verde è inferiore, che scende più rapidamente. Questa è una parabola, questa non lo è. Allora cosa facciamo? Torniamo all'inizio e andiamo a cambiare che cosa? Il valore di B. Questo potrebbe essere B. Diciamo non 0, diciamo 0,05. Lui aggiorna e aspetta che gli do il via per ricalcolare. Vedete, il comportamento è già parecchio diverso, anche se va ancora troppo veloce. Vuol dire che quel valore di B è troppo piccolo. In realtà l'attrito la frena di più, però il disaccordo è già meno grave. Aumentiamo quindi B. Raddoppiamo. 0,1. In che unità di misura è B qua? 0,1 cosa? Abbiamo massa in chilogrammi, G metri al secondo quadrato, quindi B è newton diviso velocità, quindi newton per secondi diviso metri. Vedete, questo ultimo fotogramma, quasi ci siamo. Quindi la traccia verde quasi non la vedo più, perché è quasi sovrapposta all'altra. Facciamo ripartire il filmato, vedete che il tracciatore verde è quasi sempre sopra quello rosso, tranne un pochetto alla fine. Ok? Questo cosa potrebbe essere dovuto? Beh, andiamo a vedere se veramente la velocità iniziale era nulla.
questo per adesso lo chiudiamo, andiamo a selezionare la massa A, la velocità Vy e il punto iniziale, questo corrispondeva a, facciamo così che viene meglio, questo sì, è circa 0, quindi poi quello va bene. Vediamo questo. Il software non solo mi calcola le previsioni sulla posizione, ma anche sulla velocità. Quindi dico, mostrami il modello e confrontalo con le misure. Posso anche dirgli, fai il confronto sulle velocità. Vedete che in rosso sono quelle misurate, in verde quelle calcolate. E questo sono due misure indipendenti. La velocità, l'andamento della velocità, la famosa funzione V di prima, è abbastanza ben ricostruita dal nostro modello che usa l'equazione di Stokes. Quindi in questo caso una stima decente, non sarà certo perfetta, del parametro di viscosità è 0,1. Se torniamo alla legge oraria e provo ad aumentare B 0,15, la massa, la pallina è frenata troppo, ok? Andiamo un pelino più alto, va bene, un po' meglio forse. Questo cosa significa? Significa che fin tanto che l'equazione della forza totale risultante è espressa in questo modo, con questi parametri, la massa 34 grammi, massa di Archimede 31 grammi, G981 e B, quoziente di attrito 0,11, il moto previsto è in ottimo accordo con quello osservato. Quindi questo mi consente di stimare il coefficiente della velocità nella formula dell'attrito. E questa non è una misura molto facile, è una misura piuttosto difficile, in qualunque altro modo io voglia farlo. Ok? Questo ce lo teniamo buono. Adesso andiamo su desktop, ecco, caduta in acqua, mettiamo qua dentro. E andiamo a vedere, per esempio, domande. La biglia da 6 grammi. Riapriamo il filmato. Qui la differenza rispetto a quanto visto prima, la biglia è molto più veloce. Ha una massa di 6 grammi e un raggio l'abbiamo misurato la volta scorsa, quindi scusate, manca una, facciamo così, se la biglia era quella da 34 grammi, guarda, la stima del coefficiente d'attrito valeva 0,11 newton al secondo quarto metro.
e la massa di Archimede, MA, era 31. Usiamo la biglia con 6 grammi, avevamo fatto qualcosa da 4, cosa avevo scelto, non mi ricordo. 6 grammi, quindi 0,006 grammi. Qui il raggio R0 della biglia era di 8 mm. Qui non potevamo cambiare la massa della biglia per misurare la spinta di Archimede, però possiamo calcolarlo stimando che la densità dell'acqua è 1000 kg al metro cubo. 8 mm sono 8 per 10 alla meno 3 metri e il volume della biglia è 4 terzi pi greco per R0 alla terza. Se moltiplico la densità dell'acqua per il volume della pallina ottengo circa 2 grammi. Che non è poco rispetto a 6. Circa il 30%. Ok. Quindi anche in questo caso terremo conto della spinta di Archimede. Andiamo a rivedere la pallina, eccola qua. E lo studiamo in un'altra, rana. 6 grammi. Qui la biglia comincia a cadere. Da qua 45, il fotogramma 45 fino al fotogramma 72. Ok, stesso discorso di prima, abbiamo una scala di immagine. Partiamo sempre dalla presenza della pallina, della biglia, allineo, ma grosso modo, e andiamo a tracciarla, a ingrandire l'immagine, così è più facile tracciarla. Assomiglia ovviamente a quello di prima, dello stesso tipo. C'è una prima parte che il moto è accelerato, nella seconda parte il moto è ben descritto da una rotta. Okay. Qui addirittura da questo fit posso anche stimare qual è la velocità limite, in questo caso è circa 0,67 metri al secondo, 67 centimetri al secondo. Torniamo al filmato e facciamo il lavoro che ho fatto precedentemente. Controlliamo se la velocità iniziale è compatibile con 0, cioè se ho scelto bene il fotogramma di partenza
è un po' più sotto, questo è meno 0,12. Dovevo scegliere uno un pochettino più arretrato, ma non fa niente, non è un problema. Anche qui abbiamo una parte della velocità aumenta negativamente e poi raggiunge una zona circa stazionale. Ok. Un altro. Anche qui cambiamo il colore. Cambiamo la massa, 0,006, la massa di Archimede era MA 2 grammi, 0,002, G, metri secondo quadrato, e infine B, che adesso lasciamo, per adesso lasciamo 0. Andiamo a scrivere le due forze: meno M per G più MA per G e meno B per VY. Se non ho fatto errori, me lo dai in azzurro. Se scrivo il colore sbagliato, lo scrivo in verde e in rosso. Andiamo a far calcolare il modello. Ovviamente la pagina è molto più veloce, cade più rapidamente. Confrontiamo sempre con A. Cambiamo e vediamo se 0,1 funziona anche qua. Risposta no, è troppo. Perché è troppo? Perché la paglia è più piccola. Contano anche le dimensioni della paglia. Scegliamo, proviamo un numero più piccolo. Dividiamo per 2, 0,5. Molto meglio. Molto meglio, direi. Rifacciamo girare l'animazione. In quasi ogni fotogramma la quota del modello, la quota del marcatore verde è circa la stessa quota del marcatore rosso. Qui, per voi che può fare le cose di fino, possiamo cambiare il valore della velocità di partenza. Abbiamo visto che non era 0. Andiamo a modificare questo parametro, vediamo se le cose migliorano. Meno 0,12 mi pare. Un po' sì, un po' no. Mi sembra un po' troppo. Ma apparentemente meglio. Vediamo le velocità. Sì, ancora un po' più sotto. Ancora più piccola, 0,5, un pochino meglio. Possiamo contentare di 0,10, direi che oggi alla fine c'è qualcosa di sposta leggerissimamente, forse riducendo ancora un po' di più questo, un po' meglio. Quindi in questo caso vediamo le velocità come si comportano, anche qui va abbastanza bene, anche se nella parte finale il modello sottostima un po' quelle velocità. Allora, la legge oraria viene ben descritta. Quindi qui possiamo dire che se ho la pallina da 6 grammi con una dimensione di circa 8 mm,
il valore di B che ottengo è 0,05 newton secondi su metro circa. Ci sarà molto diverso da qui. Ok? Una cosa che volevo farvi vedere, ma non so se ce la facciamo, è il modello analitico, cioè posto che l'equazione è questa, la velocità, come la si può risolvere? Ancora non avete la matematica per risolverla, e una volta che uno l'ha risolta, confronta la soluzione senza farla fare al computer, perché i dati non sono perfetti, ci sono incertezze nella misura della posizione, che si tramutano in grosse incertezze nella misura della velocità, ma se uno lo fa con carta e penna, ripeto, trova la soluzione e può chiedere al software di dire, anziché risolvimi questa equazione, graficami questa legge oraria. Ci dà direttamente il modello, cioè la forma della legge oraria è già risolta analiticamente, fatto con forma. Ok? Però se lo faremo, non so se avremo modo di farlo un'altra volta. Per adesso va bene così. Domande? Quindi morale della favola qual è? Beh, primo, il moto di caduta di un oggetto in un fluido non è un moto uniforme, non è neanche un moto uniformemente accelerato, è un moto dove l'accelerazione è variabile, cambia con la velocità. Ok? E il tipo di legge oraria che otteniamo è ben descritta con il modello della legge di Stokes, dove per le nostre palline che abbiamo utilizzato il coefficiente d'attrito è stimabile come in un caso 0,11 newton secondo su metro e nell'altro 0,05 newton secondo su metro, confermando quello che dice la forma del coefficiente, che il coefficiente B, che include le dimensioni della pallina, dipende, l'acqua è la stessa ma le dimensioni della pallina sono diverse. Se un oggetto è più esteso, il coefficiente d'attrito è più grande, quindi viene frenato di più. Ok, adesso ci fermiamo qua.